Presidente Mauro Canil, terminata una stagione un po' particolare. Lei ha dichiarato, ha fatto un po' di errori, ma adesso mi piace seguire i giovani. E oggi stavo proprio guardando una partita dei suoi giovani del Matelica. Beh, oddio, le stagioni sono tutte particolari, perché ogni stagione ha le sue evoluzioni, ha le sue caratteristiche, ha le sue storie e quant'altro. I giovani, da tanto tempo ai quali noi dedichiamo investimenti, dedichiamo interesse, e io ultimamente sto veramente venendo a vedere diverse partite, anche perché ormai siamo giunti alla fine di un'annata importante, io direi, e negli ultimi 2 mesi ho visto diverse partite dei ragazzi, perché proprio sono venuto a vedere il lavoro che è stato svolto durante l'anno, e devo dire che in diversi casi sono rimasto soddisfatto, in altri casi penso che dobbiamo fare qualcosa di più. Lei sa che tutti vorrebbero presidente Mauro Canil anche in altre città, anche in altre squadre, una storia che ormai va avanti da tanti anni, ma qual è la sua vera, diciamo, il suo vero obiettivo? Rimanere qui o andarsene? Ma il fatto che molte società aspirino in un presidente come sottoscritto non può essere che lusingante, però io ho sempre rimandato al mittente la richiesta, perché io vivo a Matelica e ho deciso di lavorare per Matelica. E farò una squadra per la città di Matelica. Una squadra per la città di Matelica sicuramente, adeguata alla città di Matelica ulteriormente, e questo significa che da sempre abbiamo fatto una buona squadra e quest'anno vorremmo fare una buona squadra. C'è qualcosa da buttare via, molte cose da tenere. Ritorno alla stagione appena passata. Il fatto che lei abbia riconosciuto i suoi errori significa che poi non è così inarrivabile come qualcuno pensa? Ma no, assolutamente non è stato inarrivabile. Io credo che ammettere i propri errori sia una cosa del tutto di una consapevolezza che una persona deve avere, del tutto normale. Io credo di essere una persona che sbaglia, ma sono anche convinto che sbaglia chi le cose le fa e non chi le cose non le fa. Io sono una persona di autocritica importante, e quest'anno abbiamo fatto diversi errori, in altri casi qualcun altro ha fatto degli errori nei nostri confronti, e l'importante è cercare di in futuro di evitare questi errori, ma ne faremo sicuramente degli altri, questo è sicuramente una cosa certa. Il campionato è finito, adesso si lavora per la prossima stagione, ritorniamo un po', certo non gli chiediamo chi sarà l'allenatore, però non basta solo avere dei buoni tecnici, bisogna anche fare una buona squadra e soprattutto scegliere i giovani. Lei ha detto: io ho avuto giovani forti. Ma se quest'anno devo spendere delle parole positive, devo proprio fare i complimenti ai giovani, che sono coloro che si sono comportati meglio di tutti e che ci hanno creato meno problemi, anzi direi non ci hanno creato nessun problema, mentre dai famosi uomini, dove ci aspettavamo molto di più, invece abbiamo avuto qualche problema. Per il futuro noi da sempre tentiamo di fare squadre importanti, da sempre partiamo dal fattore umano, ma non sempre si indovina e qualche volta si cade in qualche errore, come ripeto è successo nell'ultimo anno. Per il prossimo anno una novità che sicuramente posso anticipare è che ci doteremo di un direttore sportivo e di una persona alla quale intendiamo dare fiducia, che oggi non possiamo fare il nome perché ancora non è stato concluso l'accordo, ma siamo sulla buona strada.